Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Astropic. Io sono Mario e oggi andremo a vedere un brevissimo video che riassume la mia esperienza con M104, ovvero la galassia Sombrero. Dopo la sigla. Prima di iniziare, ovviamente ci tenevo a farvi gli auguri di buona Pasqua, dal momento che quando uscirà questo video sarà Pasqua. Quindi mi raccomando, cercate di passare una bella Pasqua felice e spensierata, anche se, come tutti ben sappiamo, il periodo non è proprio dei migliori. Quindi tornando a noi, per questo giorno speciale ho intenzione di portare quello che è stato il mio approccio con M104. Non è la prima volta che ho provato questo target, ma è la prima volta che l'ho provato con le competenze che pian piano ho acquisito e sto acquisendo. Il setup che andrò a utilizzare è lo stesso identico dei video che ho già realizzato con il Newton 200-800 F4 e l'Evostar 72D come tubo di guida. Quindi eviterò di andarlo a esporre nuovamente, di andare a spiegare in maniera dettagliata come assemblo questo tipo di setup. Comunque non preoccupatevi, perché qui nelle schede vi lascio ovviamente i video all'interno dei quali potete vedere tutto quanto il setup e come l'ho allestito. Comunque in maniera molto rapida vi faccio vedere cosa andrò ad utilizzare. Andremo a utilizzare il nostro bel correttore di coma proprio per il Newton. Sensore di guida ASI 224MC. Sensore di acquisizione ASI 294MC Pro. E il filtro della Optolong Lelle Pro versione 2 pollici, che per l'inquinamento luminoso non guasta mai. Perfetto, il cielo sembra davvero molto molto sereno. A grandi linee la galassia Sombrero dovrebbe sorgere praticamente da quella parte. Ok, eccola qua, la galassia Sombrero, l'abbiamo beccata attraverso APT.